Buonasera, nel mio intervento mi riallaccio in parte a quest'ultimo intervento del professor Voltaire, perché vorrei presentare l'aspetto, diciamo, più generale della tematica delle catastrofi, quello che ci fa pensare anche al modo di concepire la storia, al modo di concepire il male in termini filosofici. Non farò una lezione di filosofia e so bene qual è il mio tempo. Vorrei cominciare da una definizione di catastrofe tipo etimologico. Catastrofe è una parola che deriva naturalmente dal greco e che significa che ha dentro di sé una radice che indica girare la barra del timone, cioè operare una svolta. E nella classicità era ciò che avveniva alla fine di un poema drammatico, la fine che dava anche il senso di questo poema drammatico. In ogni caso la catastrofe intesa in questo senso è un passaggio da qualcosa a qualcos'altro, così come girando il timone io posso cambiare direzione. Quindi è anzitutto una trasformazione, qualcosa di dinamico che viene quindi da qualcosa di vivo. Ma al tempo stesso, come appunto le immagini della vostra alluvione hanno presentato prima, è anche annientamento, è anche distruzione, un cambiamento irreversibile di forma, qualcuno ha detto nella teoria delle catastrofi. In ogni caso una discontinuità, qualche cosa che segna un passaggio, che segna un cambiamento, che ha un aspetto distruttivo. Da questa idea della catastrofe vorrei allargare il campo al modo di pensare la catastrofe, cioè quando avviene qualcuno di questi eventi negativi, appunto il terremoto di Lisbona è stato molto importante nella storia del pensiero, e quando avviene qualcuno di questi elementi distruttivi, si è teso in passato a pensare, appunto come diceva il professor Voltaire, che probabilmente l'uomo se l'è meritata. Ecco, che questa catastrofe sia l'effetto di una punizione, di una colpa che l'uomo ha nella storia, che questo annientamento è un trascinare via tutto che viene da un comportamento eticamente inadeguato dell'uomo e che Dio cerca di fermare, cerca di bloccare. Andando ancora oltre, qualcuno può pensare a partire dalla riflessione sulla catastrofe in termini catastrofistici, e cioè pensare che la catastrofe sia qualcosa di necessario, cioè qualcosa che avviene, non ce l'auguriamo, ma quando avviene ha una sua logica, ha una sua necessità, cioè spazza via, pulisce, distrugge, purifica, purifica. Il nuovo è possibile da questo punto di vista, dal punto di vista del catastrofismo, dei catastrofismi, solo dei catastrofisti, solo passando attraverso la distruzione, solo passando attraverso un annientamento che solo può portare alla purificazione, al nuovo, a una nuova perfezione, a una palingenesi. Dunque, dentro questo modo di vedere c'è sia l'idea della discontinuità, cioè la fine di un ordine dato, la fine di una situazione dato che la catastrofe sconvolge, sia l'idea che poi è possibile una rinascita migliore della precedente, cioè è possibile far nascere il nuovo, più perfetto, più pulito. La catastrofe, insomma, ha una funzione catartica, purificatrice. Questo è un modo di ragionare, come dire, che presuppone una certa concezione della storia, che è una accanto ad altre. Una concezione della storia che pensa che sostanzialmente, detto molto in breve e molto semplicemente, che all'inizio ci sia qualche cosa,
di giusto, di vero, di buono, di innocente, l'Eden della Bibbia, e che la storia sia una serie di accadimenti umani sostanzialmente di corruzione, di decadenza, cioè l'uomo è responsabile del venir meno di quell'innocenza iniziale, no? Ci è raccontato così dalla Bibbia, ma anche i filosofi, alcuni filosofi lo pensano. Alcuni filosofi pensano che l'uomo sia innocente inizialmente e che sia stata la civiltà a corromperlo, uno di questi è Rousseau, per esempio. La civiltà che naturalmente l'uomo stesso ha prodotto, ma che lo ha allontanato da quella innocenza iniziale. Cioè all'inizio c'è il bene e poi nella storia c'è una decadenza. E devo dire che questo modo di pensare è presentissimo anche oggi. E cioè si pensa spesso alla nostra società è la più corrotta. E questo, i libri sulle catastrofi affermano, è qualcosa che ogni società ha pensato. Ogni società ha pensato di se stessa. Siamo la peggiore, siamo la più corrotta. Le catastrofi che ci capitano perché ci comportiamo male. L'idea della punizione divina, che appunto finisce sostanzialmente in età illuministica. Questa perfezione iniziale, aggiungo, è qualcosa che noi non possiamo costruire, qualcosa di dato. L'Eden è qualcosa di cui noi abbiamo notizia attraverso la rivelazione. È una verità iniziale che noi riusciamo solo a corrompere, è un decadere. Da questa corruzione però è possibile una rinascita. Questo azzeramento, questo annullamento, questo annientamento consente una rinascita. È un modo di pensare ancora molto presente nel nostro tempo, a cui si contrappone un altro modo di pensare, che è direi sostanzialmente opposto, e che è appunto quello che nasce con l'illuminismo, quindi siamo a metà Settecento. Si pensa, al contrario, che il male non sia, come dire, il risultato della storia, ma che il male sia l'inizio della storia, e cioè la storia è quella che, citando Leopardi, che la giudicava negativamente, sarcasticamente, sono le sorti progressive dell'uomo, e cioè si passa dall'oscurità, dall'ignoranza, dalla barbarie, alla luce, alla ragione, al benessere. Questo sono, in qualche misura c'era già prima, c'era nel periodo rinascimentale questo modo di pensare, ma in modo ancora, come dire, embrionale. È proprio a metà Settecento che comincia a presentarsi questo modo di pensare, per cui la storia è un processo lineare che va dall'oscurità, dal male al bene, e questo dipende dall'azione dell'uomo, che è un'azione costruttiva, che è un'azione che costruisce quindi il bene, che costruisce la verità. E questo perché? Questo ha a che fare naturalmente con la storia della scienza, della tecnica, perché ogni generazione dà un suo contributo di conoscenza, dà un suo contributo di conoscenza soprattutto scientifica e tecnica.